Il nuovo Ferzan Ospetek Olympus sarà presentato in anteprima alla 18ª edizione del Roma Film Festival, che si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Questo è stato annunciato dal direttore artistico Paola Malanga con Gianluca Farinelli, presidente del Cinema per Rom Foundation, e Francesca Via, direttore generale. Il premio vincitore del regista delle Fate Ignoranti. Finestra anteriore. Saturno contro Miniera Divaganti. Magnifica presenza. Dea Fortuna mette il suo nuovo film Roma con una storia d'amore che attraversa tre decenni, partire dalla fine degli anni 70. Al centro della trama due giovani 20 volte interpretati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi, che si incontrano per caso, si innamorano, quindi destinati a perdersi, cercare per i 30 anni da seguire. Sul nuovo Olympus il regista Ferzan Ospetek ha dichiarato: il punto di partenza del film è una vera storia mi è successa negli anni 70, avevo voluto usare per molto tempo per fare un film, spiega il regista, a partire dalla consegna del rimorchio. Tuttavia, questa volta ho notato immediatamente la storia allargava lentamente. Tuttavia, si staccò dal suo nodo iniziale così personale e diffuse verso altre dinamiche, altri temi non mi preoccupavano più. Perché non solo raccontava un amore per due attraverso tempo, ma anche l'amore per il cinema, come ricordo del desiderio e della passione. I confini autobiografici sono quindi scoloriti e la storia non era più mia solo, ma penso anche a molti altri. Nel cast di Nuovo Olimpo, scritto da Ospetek insieme a Gianni Romoli, includono anche Luisa Ranieri, Aurora Giovinazzo, Greta Scarano, Alvise Rigo, Giancarlo Comare e Jasmine Trinca. È inserito nel suo nuovo album I Love You Like a Madman, così partnership tra il regista e la cantante dopo che le recenti collaborazioni è stata rinnovata nella Dea Fortuna Le Fate Ignoranti serie. Il nuovo Olympus, prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli. Una produzione di Produzioni RC in associazione con Pharos Film, sarà disponibile solo su Netflix. Fonte Cinema per Roma Foundation. Roma Film Festival 2023, The Career, premi e l'immagine ufficiale della 18ª edizione rivelata.